Ragazzi, salve a tutti, cintura di sicurezza, mi raccomando, sempre la cintura di sicurezza, stavo dimenticando di metterla, magari che si vede che ce l'ho o non ce l'ho, però sempre metterla. Allora ragazzi, scusate la visuale un po' del cavolo, perché purtroppo è così. Comunque stasera partita della vita, ossia chi se ne frega di quello che succederà l'anno prossimo, chi se ne frega che si fa qualche ipotizzando, non parlare, cose così. Conta solo il risultato, quindi stasera 11 leoni, ragazzi. Stasera 11 leoni, perché veramente bisogna portare a casa il risultato. Io stasera faccio il turno di notte, quindi non potrò vederlo, però sono contento, se mi dite perché sei contento, lo potete fare un altro video. Perché è un video dell'anno scorso. Allora, il perché sono contento. Allora, la scorsa stagione, non questa stagione, perché questa stagione con la Lazio abbiamo perso l'Olimpico, ma la scorsa stagione con la Lazio l'Olimpico abbiamo vinto, mi sembra 3-1, abbiamo vinto, io ho fatto il turno di notte, abbiamo giocato contro il Parma, a Parma, il gol di Lautaro 1-0, io ho fatto il turno di notte. La precedenza è mia, passi te, vabbè. Allora, dove eravamo rimasti? Che gol di Lautaro a Parma 1-0. Io ho fatto il turno di notte, sempre scorsa stagione. Sempre scorsa stagione, ultima di campionato. Gol di Nainggolan che ci porta in Champions. Inter Empoli, era lavoro. Questa stagione, Inter Slavia Praga, vinciamo con grande partita della Lula, Lukaku, Lautaro. Vinciamo, quindi stasera promette bene. Promette bene, però non si sa mai, ragazzi, non si sa mai. Quindi io sono preoccupato lo stesso, però vabbè. Speriamo, speriamo, non so, ragazzi. Comunque, ragazzi, se la ci vuole quinta, ci vuole voglia. Allora, noi teniamoci stretto Antonio Conte, ragazzi. Dobbiamo tenerci stretto Antonio Conte, voi lo criticate, lo fate il cazzo, di qua di là, ma teniamocelo stretto. Ragazzi, teniamoci stretto Antonio Conte, ragazzi, sapete perché? Perché è un grande allenatore. Torino chi hanno? Hanno preso Sarri, erano disperati di prendere Sarri. Non ci vogliono soldi? Non ci vogliono soldi? No, scusate, non ci hanno soldi? Andrea Pirlo come allenatore per mancanza di soldi. Noi che diamo 12 milioni all'anno teniamoci stretto. Secondo posto in classifica, roba che non succedeva da 82 punti, roba che non succedeva dopo le triplette, non è più successo. Secondo posto in classifica in Champions, com'è? Non siamo andati avanti, stesso risultato. Spalletti Champions, però sottolineiamo grande prestazione, grandi primi tempi, purtroppo i secondi tempi no, ma grandi primi tempi, ok, non contano un cazzo, non contano un cazzo, io ho dato due punti perché ha vinto la Juve, cioè, fuori, ma la Juve, vabbè, però questo è un altro discorso, però vabbè, alla fine non conta un cazzo, però gran primo tempo contro il Barcellona a Barcellona e gran primo tempo col Borussia Dortmund a Dortmund, ragazzi. Quindi ragazzi, volete Allegri? Volete Allegri? Volete Allegri? Ma Allegri è quello che le finali ha fatto le finali di merda. Poi, ok, Conte non è mai arrivato in finale, di certo Allegri sì. Poi, vabbè, poi vabbè, però Allegri, mi ricordo quando è arrivato in finale a Berlino, Allegri giocava le partite da Barcellona, è arrivato contro il Monaco, appena ha vinto le partite così, giocando male, un gioco noioso, come anche quando è andata in finale a, com'è che si chiama, è andata in finale è andata in finale a, com'è che hanno perso la seconda finale,
cazzo non mi viene? Dove cazzo? Un vuoto di memoria, porca troia, un vuoto di memoria. Vabbè, comunque hanno perso anche lì. Anche lì hanno perso. Quindi ragazzi, cioè, Allegri in questa serie Champions, poi ovviamente Allegri è andato del discorso, scordate le prestazioni che ha fatto Conte a Barcellona, teniamoci stretti Antonio Conte, e stasera andiamo a vincere contro il Bayern e ragazzi, 11 leoni, rispetto per tutti, paura di nessuno, ragazzi, rispetto per tutti, paura di nessuno, di merda, poi anche ragazzi, sappiate, teniamo il Bayern, non ci regalerà niente stasera, quindi ragazzi 11 leoni, andiamoci a prendere queste semifinali di Europa League. Io sto con Antonio Conte, io sto con i ragazzi, sono disposto a incassare per Fuminga se veramente fanno degli acquisti per voler vincere, se no stiamo zitti, è inutile che dicono schiacciare tutti. Quando Antonio Conte non ti chiede la Roma gli ha rinnovato il contratto, la Roma che c'ha le pezze al fondo gli ha rinnovato il contratto, cioè, non è che adesso Dzeko era impossibile da prendere, te lo chiede, lo prendevi, Dzeko la devi spassare male, poi sì, ok, si è messo in mezzo la moglie, tutte queste cose qua e tutto così, ma se tu prendevi pure la situazione, ascoltavi il conto, prendevi, Dzeko arrivava, era il caso un calcolo, arrivava anche Dzeko. Comunque ragazzi, questi sono discorsi passati, discorsi di più di un anno fa ormai, dato che il campionato deve essere strafinito, ma è per questo virus, non è ancora, è finito il campionato, ma non è finita la stagione, c'è cioè ancora questo Europa League, doveva già essere assegnato il vincitore della Champions, l'Europa League doveva già essere stagione chiusa, si doveva già aprire un'altra stagione, però invece c'è ancora questa stagione da chiudere. Chiudiamola il più tardi possibile, quindi stasera non chiudiamola, ragazzi. Non voglio chiudere la stagione stasera. Il più tardi possibile. Poi dico, vabbè, se arriviamo in finale c'è un matrimonio. Auguri vivaschi! Auguri vivaschi! Comunque, ragazzi, c'è un matrimonio. Quindi stasera 11 leoni. Non voglio chiudere la stagione stasera. Forza Inter, forza ragazzi, forza Inter. Andiamo a vincere. Ragazzi, ci ritroviamo qua sul tubo. Vi auguro un buon pomeriggio a tutti. Vi auguro una buona partita a tutti per stasera. Guardatela anche per me, dato che non posso vederla. Ma quando faccio il turno di notte, speriamo che la fortuna continui, dato che ha sempre portato fortuna e deve portare fortuna anche stasera. Quindi vado a fare la notte volentieri stasera. Perché se un portafortuna che fa vincere l'Inter. Ciao ragazzi!